istanza d'Arengo affinché l'intera area comunemente indicata come Parco del Monte Cerreto sia intitolato Parco Emma Rossi. Emma Rossi ebbe ben chiara la necessità di proteggere l'ambiente e il paesaggio e di trovare il giusto equilibrio per uno sviluppo sostenibile del territorio. Fece di questa sua convinzione uno dei tratti distintivi del suo agire nel ruolo di segretario di Stato al territorio, ambiente, agricoltura e rapporti con l'azienda di produzione tra il luglio del 1993 e il maggio del 1997. La conferma viene dal suo operato, di cui si citano a puro titolo esemplificativo alcuni atti: l'accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica Italiana sulla cooperazione nel campo della protezione dell'ambiente, firmato a Roma il 16 marzo del 1994, l'innovativa redazione nel 1994 del Quaderno Verde per la Repubblica di San Marino, affidata ad una commissione di lavoro interdisciplinare sammarinese, coordinata dall'architetto Andrea Schipar, alla quale si deve anche la realizzazione del progetto pilota del Parco Cailungo Domagnano, la legge quadro per la tutela dell'ambiente e la salvaguardia del paesaggio, della vegetazione e della flora, la numero 126 del 1995, tuttora in vigore. Con l'intendimento di onorare la memoria di Emma Rossi e allo stesso tempo di riconoscere il valore del suo impegno tenace e lungimirante per il rispetto del territorio e la tutela dell'ambiente naturale, ricorrendo il prossimo anno il 20° anniversario della sua scomparsa, i sottoscritti cittadini sammarinesi, componenti il Consiglio Direttivo dell'Associazione Emma Rossi, presentano in stanza d'Arengo per chiedere che il Consiglio Grande Generale voglia intitolare Parco Emma Rossi l'intera area comunemente indicata come Parco del Monte Cerreto, situata in località Monte Cerreto. Dunque, in questi anni i nostri concittadini hanno presentato diverse istanze d'Arengo legate alla toponomastica, in particolar modo alla toponomastica femminile. Quest'Aula ha, ricordo, discusso e approvato istanze per dedicare ad esempio un giardino a Miriam Michelotti, per ricordare Clara Boscaglia e oggi appunto per dedicare il Parco del Monte Cerreto a Emma Rossi. L'attenzione quindi si focalizza verso questa donna, verso questa figura così importante per la politica sammarinese, che spesso viene ricordata per il suo carisma, per la sua preparazione, la sua spinta innovatrice, per l'impegno civile, per la lotta per le pari opportunità e i diritti delle donne di cui ancora tutte beneficiamo. Il suo impegno civile poi si è poi trasformato in impegno politico, è diventata appunto consigliera della Repubblica e poi segretario di Stato alla sanità, all'istruzione, all'ambiente, alla giustizia e agli affari interni. I motivi per cui ricordarla quindi sono tantissimi, di solito ruotano attorno all'attenzione della cura con cui si è occupata dei più giovani e delle disabilità, ma i firmatari della stanza pongono l'accento su un aspetto solitamente meno evidenziato, ma altrettanto potente, ovvero l'attenzione e la cura di Emma Rossi nei confronti del territorio. Richiamano quindi alcuni atti del suo operato a tutela dell'ambiente e del paesaggio, non solo i provvedimenti normativi interni, ma anche i rapporti costruiti con l'Italia in queste materie. Ecco, io credo che occasioni come quella odierna consentano a quest'Aula di prendersi un momento dagli affanni delle sessioni consigliari per non dimenticare da dove veniamo, per rinnovare l'ispirazione nella nostra attività politica, per rinvigorire la memoria collettiva della popolazione. Dedicare il parco del Monte Cerreto a Emma Rossi va certamente in questa direzione. Quindi ringrazio sentitamente i firmatari di questa istanza e chiedo quindi all'Aula di accoglierla favorevolmente. Il parere positivo della Giunta di Castello di Acquaviva, che ringrazio, è poi pervenuto ed è disponibile sul sito del Consiglio Grande Generale.